Sigilli bellissimi con la colla a caldo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo insieme una cosa davvero, davvero bellissima. Vi farò vedere come faccio dei sigilli per pacchi regalo, buste, che siano super personalizzati, elegantissimi, ma anche fatti veramente con pochissimo. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo sempre che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, Il ricettario dell'arte, la raccolta completa di tutte le mie ricette. Qui dentro potrete trovare tutte le ricette di tutti i tipi di colori, di medium. Se volete farvi che ne so, i colori ad olio, qui vi dico come farveli. Se volete crearvi una colla, qui dico come crearvela. Quindi tutte le ricette dell'arte contenute in un unico libro, una sorta di enciclopedia mini del fai da te all'interno dell'arte. E poi vi aspetto anche con il grande libro del colore, tutto quello che vorresti sapere sul colore, tutto quello che ti dirà come usare consapevolmente il colore nella vita. Bene, in tutte le librerie, anche online, entrambi editi da Gribaudo. Basta parlare, andiamo a creare i nostri bellissimi sigilli. Ed ecco l'occorrente per creare sigilli bellissimi. Allora, ci occorrerà pistola a caldo e relativa stecca. Le stecche in commercio possono essere di varie tipologie, quelle del classico colore della colla a caldo o anche glitterate o anche colorate, quindi in questo potete sbizzarrirvi. Dello scotch biadesivo, un foglio di carta forno, delle pinzette facoltative, un pennarello dorato o argentato, questo dipende dal vostro gusto, e poi io inserirò nei miei sigilli dei fiori secchi. Io ho questi che ho comprato su Amazon, ma potete farveli anche da soli mettendo tra le pagine di un libro essiccare delle foglie, dei petali, come ho fatto in questo caso. Quindi non c'è bisogno di spendere soldi. In più ci occorrerà qualcosa che funga da timbro. Ci sono i veri e propri timbri. Questo per esempio è il sigillo di Arte per te che io uso con la cera lacca, ma se non avete questo, niente paura, un bottone a testa piatta, oppure per esempio questa calamita estensibile di Gabriele, io la userò proprio per fare il sigillo. Ma se non l'avete, guardate, ho anche queste calamite, l'importante è che la base sia liscia. Anche i sigilli li vendono a testa liscia, quindi potete anche acquistare uno di questi a pochissimi euro, li trovate anche dai cinesi. Questo fa proprio il caso mio, invece, perché riesco anche a montare, se lo metto dalla parte giusta, la calamita e ad usarlo proprio come un timbro a testa piatta. Quindi, ragazzi, che dire, iniziamo subito. Sono fiori veri, sono delicatissimi e bellissimi. Ma potete mettere anche un disegnino di vostro figlio, se magari o vostro, per fare dei sigilli personalizzati, la vostra iniziale disegnata, quello che vi pare. Qui abbiamo la nostra colla. Non ci rimane che aspettare che diventi davvero calda. E non appena è arrivata una buona temperatura di fusione, cioè si fa così, schiacciare sul piano, schiacciatene una buona quantità. Ok, per me questa è sufficiente. Adesso prendo un fiorellino dei miei, lo prenderò con la pinzetta e lo adagio proprio qui al centro. Quindi con il mio timbro schiaccio senza nemmeno fare troppa pressione e lascio raffreddare. Ma c'è bisogno di avere questo strumentino? Vediamo, proviamo a farne un altro. Seleziono un altro vegetale, spruzzo la mia colla a caldo. Una bella quantità. Poggio i miei fiorellini e su di essi voilà,
Quello che avete, un bottone, qualunque cosa voi abbiate. Per esempio, qui voglio metterne solo uno, così in solitaria. Pappete. Ne facciamo qualcuno con una fogliolina. Quindi metto un bel po' di colla, prendo te, voilà, uso la pinzetta per poggiarlo, così, e lui per schiacciarlo. A questo punto dovrebbe essere pronto, quindi stacco il mio sigillo dalla carta forno e stacco anche, voilà, il pezzo di ferro dal sigillo. Staccati, ti prego. Staccati, ti prego, non farmi fare brutta figura. Ma che carino, guardate! Troppo, troppo bellino. Adesso con un marker dorato non farò altro che mettere in evidenza i bordi. Potete trattare anche così la cera lacca, ovviamente potete aggiungere anche alla cera lacca dei soggetti. No, vabbè, non è troppo bello? Adesso aspetto che si sistemino anche gli altri, ma come faccio a farlo diventare adesivo? Prendo dello scotch biadesivo e lo appiccico al retro, così. Quindi quando devo utilizzarlo, semplicemente voilà, e questo diventa super adesivo e lo possiamo attaccare dove vogliamo. Per esempio, prendo la mia agendina, ecco qua ci sono ancora gli adesivi della volta scorsa, posso attaccare anche il sigillo. Oppure una bustina e attacco il sigillo. Io per adesso lo attacco qui sulla carta forno perché non voglio rovinarlo. Aspetto che siano pronti anche gli altri e nel frattempo, insieme a voi, ne faccio qualcuno in più. Troppo, troppo divertente questa tecnica. Attenti semplicemente, ragazzi, naturalmente a non bruciarvi, perché il fine ultimo, infatti io mentre lo dico mi spavento, il fine ultimo appunto deve essere quello di divertirsi. Voilà, ma che carini! Come vi dicevo, ci servirà anche lo smalto per unghie, perché a me questo è un passaggio non obbligatorio, ma piace comunque fissare al centro il soggettino in modo che anche tattilmente non si rovini, con un pochino di smalto per le unghie. Voilà, vi faccio vedere da vicino. Vedete che bello lucido? Troppo, troppo carino. Ma questo anche per esempio per questi qui, quindi togliamo una volta insinuato dentro il gambetto, così. Siccome questi magari hanno uno spessore maggiore, lo smalto permette proprio di intrappolarli senza che si rovinino col tempo e rende quindi perenne la nostra composizione. Potete farlo sia prima che dopo aver passato il dorato, il profilo di contorno, di rifinitura. Ma guardate, ve li faccio vedere da vicino, ma guardate che carini. Io ancora non posso toccarli perché sono ancora freschi e non voglio rovinarli, anzi qualcuno ha bisogno anche di un'altra mano di smalto. Quindi una volta asciutti, metterò su tutti, sul retro, come vi ho fatto vedere sul primo, lo scotch biadesivo e potrò attaccarli dove vorrò. Per
bellissimi, facilissimi. Bene, questi i miei sigilli, fatene tantissimi anche voi. Mi raccomando, divertitevi, sbizzarrite la vostra creatività. Quest'ora, appena si asciuga, lo coloro. Ditemi se non sono bellini, bellini. Uno più carino di un altro. Sembrano delle miniature, dei gioiellini. E cosa ci vuole? Un po' di colla a caldo, un pennarello e qualche fiorellino secco. Divertitevi a sbizzarrire la vostra creatività e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Ora ditemi se non sono una meraviglia, sono uno più bello dell'altro, ancora qui io li ho freschi, aspettate, è storto, ma sono veramente uno più bello dell'altro. A questo punto li avrete anche visti in foto da asciutti, perché io sto girando l'intro prima di fare le foto. Ebbene, che ne dite? Non sono bellissimi? Un po' di scotch adesivo, di adesivo sul retro e diventano dei sigilli stupendi per personalizzare qualunque cosa voi doniate. È un particolare che parla di voi, che vi rende esclusivi, eleganti, unici, ma senza andare a prendere chissà quale materiale strano, ad avere per forza la cera lacca per fare i vostri sigilli. Divertitevi e fatemi sapere come li personalizzerete. Lasciatemelo scritto tra i commenti. A me non rimane che darvi appuntamento su tutti i miei social, Ombretta e Due Cuori e Una Cappa, i miei altri canali YouTube, che trovate, il cui link lo trovate qui sotto se volete venire a sbirciare cosa si fa negli altri due canali, ma anche vi aspetto con il meraviglioso mondo di Arte per Te su Facebook, Instagram, TikTok e naturalmente sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!